Dobbiamo cambiare proprio la prospettiva. La vita media di un camorrista, se togliamo gli anni di carcere che si fanno, oppure il fatto che vengono uccisi molto giovani, torniamo più o meno all'epoca del Medioevo. Per questo, a 18 anni, un camorrista, un giovane camorrista, è già un adulto. Allo stesso modo, quando si è giovane, si è molto giovane, si pensa di essere invulnerabili, di essere invincibili, oppure di non aver paura della morte, perché è una cosa molto romantica. Viene più facile, per certi versi, scalare i gradini della personale scala di valori nell'ambito dell'organizzazione criminale di riferimento. Allora, quanto riguarda i dati statistici, noi non registriamo un aumento se lo confrontiamo chiaramente agli anni precedenti alla pandemia. Negli anni in cui Napoli è stata chiusa è chiaro che c'erano molte meno occasioni in cui si potevano scontrare questi giovani. I numeri però ci dicono che il livello è rimasto più o meno similare. Ci sono stati alcuni casi eclatanti che hanno fatto accendere un riflettore su questo tipo di devianza, su questo tipo di situazione, ed è bene che ci sia. Adesso probabilmente quello che è cambiato è la percezione e l'importanza che si dà a queste cose. Perché tanti anni fa, tranne che i casi maggiormente eclatanti, non si dava importanza molte volte a questo tipo di situazioni. Oggi sì, oggi si parla e si deve parlare sempre di bullismo quando succedono anche i piccoli episodi. Vorrei poterle dire sinceramente che è solo così, nel senso che troviamo che magari chi si rende responsabile di questo genere di comportamento è un figlio d'arte, un appartenente a determinati contesti criminali e quindi in qualche modo che è nato in un ambiente dove la criminalità organizzata è il pane quotidiano. Purtroppo non è così, non è sempre così. Alle volte registriamo anche gente di buona famiglia, gente comunque figlia di lavoratori, che in qualche modo imita queste persone proprio perché si ha un errato convincimento che chi è forte anche con le mani, con l'uso di un coltello, perché no, anche con l'uso di una pistola, è quello che poi è veramente successo nel contesto sociale in cui vive. Questo è un aspetto sul quale non mi pronuncio perché non credo che ci possa essere una risposta che vada bene per tutti i casi. Sicuramente ci sono situazioni limite in cui questo è operato, però togliere un figlio alla famiglia è comunque una cosa, un atto forte che anche in un contesto criminale potrebbe creare delle situazioni peggiori di quella che sono la cura, quindi su questo credo che andrebbe valutato, vada valutato caso per caso. Io faccio il capo della squadra mobile, come direbbe qualcuno, il capo delle guardie. Quindi mi occupo di un aspetto repressivo. E c'è un singolare, purtroppo triste primato. Quando si tratta di casi di questo genere, di violenza minorile, di contesti sociali degradati in cui nascono crimini determinati efferati, noi abbiamo un'altissima percentuale di risoluzione dei casi. In quello siamo davvero bravi. Perché quando succedono questo tipo di situazioni e noi interveniamo, ci viene molto semplice risolvere il caso e restare il responsabile, perché raccogliamo le testimonianze delle persone che sapevano e che non hanno detto, perché a quel punto la gente trova il coraggio per denunciare, per raccontare, e noi arriviamo subito a meta. Quello che dovrebbe essere realmente importante è la prevenzione, che non è la prevenzione fatta dalla polizia con le macchine per strada, è la prevenzione della gente che può stare attorno a questo genere di situazioni e segnalarle per tempo ed evidenziarle per tempo. Là ci deve essere il vero intervento.